Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Lo sto facendo nell'intervallo di Juventus Valpolicella femminile e quindi ovviamente finita la partita ci sarà anche il post campionato femminile che ricomincia oggi. Ma adesso siamo qui per parlare, appunto, come c'è scritto nel titolo, di Cagliari Juve Primavera con la Juventus che vince 2-0 con la bella doppietta di Manolo Portanova. Allora, intanto cominciamo a dire che la partita l'ho seguita solo testuale. Quindi non è che posso dire com'era messa o parlo solo di occasioni. È una squadra comunque che la Juve ha avuto tante occasioni. Doppietta primo gol al 17esimo, secondo gol al 78esimo. Ha avuto qualche difficoltà a chiuderla, però le occasioni le ha avute e come. E questo ti fa capire che la filosofia un po' della Juve quest'anno è un po' cambiata. Il nuovo mister ha dato un'idea molto d'attacco, che può essere positiva se la chiudi, negativa quando le partite sono lì in bilico. Però a me è piaciuta, a me sta piacendo la Juve Primavera, mi sta piacendo molto. Consideriamo oggi che la Juve ha giocato in un campo non facile, perché il Cagliari non ha giocato in un campo sportivo, ha giocato alla Sardegna Arena. Quindi tu quando giochi in uno stadio, per una squadra primavera così giovane come quella della Juve, può essere una lama a doppio taglio. Fortunatamente la Juve si è esaltata parecchio ed è riuscita a portare a casa, a mio avviso, una vittoria molto importante, molto preziosa, 3 punti d'oro, insomma. Con, ripeto, doppietta di Portanova che l'anno scorso qualcuno l'ha criticato aspramente, ma dimenticandosi sempre che molti ragazzi fanno il salto di categoria. Questo veramente a volte viene sottovalutato. Saltare dall'under 17 alla primavera, secondo me, è un salto enorme. Quindi, io credo che l'anno scorso Portanova abbia pagato l'inserimento nella Juve Primavera, che è un mondo diverso. Anche se giochi in un'altra realtà del campionato primavera, arrivi alla Juve, è un'altra realtà. È inutile che ci giriamo. Cioè, come sentono, faccio l'esempio, cioè, come c'è il giocatore che gioca nel Chievo, prima squadra, e va a giocare nella Juve, sente il cambio, perché comunque la Juve è un altro mondo, stessa cosa succede anche per i ragazzi, insomma. E boh, comunque, Portanova ha fatto 2 gol. Secondo me quest'anno questo ragazzo qua sarà utilissimo, sia perché è più esperto di un anno, e fino ai 20 anni, ragazzi, un anno all'altro cambiano tantissime le cose. Andatevi a vedere i tornei, andatevi a vedere le partite, in qualsiasi campo oratoriale vedete che ci sarà sempre quello che è più grande, che ti sembra che sia più esperto chissà di quanto. In realtà quello più grande è semplicemente un anno in più, però sembra che ne abbia, insomma, diciamo che se io in Serie A metto un ragazzo di 20 anni con un ragazzo di 33 anni, si vede che quello di 33 anni è più esperto. A 18-19 anni in giù, se io metto un ragazzo un anno più grande, sembra c'è la stessa differenza che c'è tra un ventenne e un trentenne. Quindi sicuramente Portanova, secondo me, quest'anno farà molto bene, l'ho visto anche bene in Youth League. E insomma, la partenza della Juve Primavera quest'anno è stata molto positiva, sia in Youth League che in campionato. Mi auguro che ovviamente questo vada avanti così, questo trend, perché credo che sia una squadra piena di qualità, che ha bisogno ovviamente di crescere con calma e tranquillità. Credo che il lavoro che sta facendo Mister Baldini pagherà, magari non quest'anno, perché comunque ci sono squadre più attrezzate, ma penso che alla lunga il lavoro del Mister porterà molti, molti, molti benefici. Già adesso vediamo, insomma, una Juventus che va a vincere a Valencia in Youth League. Per chi non lo sapesse, la Juve ha vinto soltanto 3 trasferte nella sua storia in Youth League: a Istanbul col Galatasaray, a Lione e a Siviglia. Punto, punto. Siviglia e Lione è stato l'anno poi che è arrivata seconda nel girone ed è andata poi a giocare ad Amsterdam perdendo con l'Ajax. Però ecco, questo per farvi capire che non è che la Juve Primavera ha vinto tante trasferte in giro per l'Europa in Youth League. Andare in Youth League e rifilare la pera a Valencia, al Puchades, stadio mini stadio, che è un piccolo stadio, vincere 1-0 è sintomo perlomeno che la strada che si sta percorrendo è quella giusta. Quindi ragazzi, chiudo qua il mio video primavera dicendovi che la Juventus vince, ripeto, 2-0 col Cagliari con la doppietta di Manolo Portanova. Io vi do appuntamento con i prossimi video del settore giovanile, vi do appuntamento tra un paio d'ore per il video post Juventus Valpolicella Chievo Verona femminile, ma vi do appuntamento anche domani sera perché ci sarà il video post Juventus Cuneo Under 23, o meglio, Juventus Under 23 Cuneo, Serie C 2018-2019. Ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento per i prossimi video. Ciao!